Buongiorno a tutti, solo un'informazione, il film esce venerdì con in più di 500 copie, oltre 500 copie, scusate. Una cosa sulla genesi del prodotto, visto che siamo coinvolti direttamente del film, è che noi Medusa distribuì circa 2 anni fa il film francese, Bienvenue chez les Ch'tis, Giù al Nord, tradotto in italiano, che ha acquistato anche ha avuto anche un buon risultato perché incassò circa 4 milioni di euro. Con i francesi da subito nacque l'idea di farne un remake italiano, aspettammo che uscisse il film, all'epoca andò bene appunto, fummo tutti contenti e poi con Riccardo e gli amici di Cattleya ci mettiamo a lavoro per realizzare diciamo così, la versione italiana, anche se poi tutti ci trovammo da subito concordi nel dire che sembrava scritto per l'Italia, per gli italiani, e i francesi avevano fatto una versione francese, in realtà era l'inverso. La cosa appunto che ricordava Steve curiosa è che ai francesi è piaciuto talmente il film che l'hanno subito acquistato per distribuirlo in Francia, dopo averlo visto però all'inizio, mentre i tedeschi della Constant, i francesi sono la Pathé, i tedeschi della Constantin hanno partecipato sin dal principio alla produzione, sono anche coproduttori, quindi su un film che sembra molto locale, diciamo così, in realtà è un bel esempio, anche un bel paradigma di coproduzione e di collaborazione anche fuori dai nostri confini nazionali. Sì, diciamo, ci siamo incontrati per strada perché appunto loro hanno avuto l'intuizione di prendere il film francese, che non era per niente evidente da distribuire in Italia. Prima che facesse i nuovi. Io per caso stavo in Francia ad Avignone con amici intellettualissimi, l'ho visto in Utopia. E ho visto questi amici intellettualisti e si sbraiavano dalle risate. E poi vedendolo io non li do per niente. E, ho detto questo è un film italiano, no? Da sud siamo noi, esiste un mondo. Per cui ci siamo incontrati facilmente, diciamo, su questa cosa. E a me continua a sembrare questo l'originale e quello francese, un remake leggermente forzato perché è assolutamente, diciamo, naturale per noi. All'inizio ci siamo un po' lambiccati il cervello perché pensavamo di scostarci dal film originale. Avevamo chiamato a fare la sceneggiatura Gaudioso, che diciamo della zona un po' se intendeva anche scritto rumor. È stato piuttosto lui che ci ha sempre riportato all'originale dicendoci quello che era poi stata la nostra idea in partenza, cioè è perfetto per noi. E in effetti con buona pace di mio suocero un po' d'aria di pane, amore e fantasia c'è. E quindi poi ci siamo tenuti su questa linea, cioè di cambiare tutto, però di cambiare tutte le situazioni, interpretazioni di tutte le situazioni, ma mantenere il filo del racconto originale. E poi è arrivato Luca. Ecco. No, devo dire che per me è stata una sfida molto interessante, un po' come adattare un romanzo. L'originalità non è più nella storia, ma è nell'anima del film. L'importante era dargli una personalità, un'anima. Credo che il conflitto nord-sud nella nostra tradizione ha consentito appunto di fare questo tipo di operazione. Se pensiamo a Totò Peppino e la mala femmina, è un po' un giù al nord ante litteram, e dunque voglio dire abbiamo molti riferimenti, insomma ci hanno copiato, ecco. No, scherzo, ma chiaramente abbiamo molti riferimenti per adottare una storia fortunata e cercare in qualche modo di darle una personalità italiana. Prego, se avete delle domande, c'è già una. Volevo chiedere, buongiorno, sono Marco Spagnoli, e volevo chiedere il coinvolgimento di Danny Boone, che vediamo in un piccolo cameo, mi sembra, l'ufficio postale, se lui poi ha visto il film, che cosa ne pensava. E poi volevo chiedere, rispetto appunto il gioco dei cliché, degli stereotipi, come ci avete lavorato, insomma anche un contributo, poi volevo chiedere a Siani, a Valentina e a Bisio, se sul gioco, perché è anche molto un film molto verbale, no? Dove ci sono anche delle intonazioni, quindi volevo chiedere qual è stato il contributo del cast a questa, alla messa in scena. Grazie. Allora, io posso dire, poi passo la parola agli attori, che Danny Boone si è divertito molto, era sul set con noi e poi credo che l'abbia visto in Francia, a Cannes, e
addirittura penso che lui sia anche coproduttore, dunque se l'ha comprato vuol dire che gli è piaciuto, però poi in qualche modo sono arrivati messaggi entusiasti da parte di Danny Boone. Quanto riguarda il lavoro sui cliché, era un lavoro un po' diverso, nel senso che il cliché verbale, la differenziazione verbale, noi l'abbiamo appena accennata, mentre in francese, nel film francese è il cuore del film. E dunque abbiamo pensato che in effetti in italiano, in Italia era troppo battuta e quindi abbiamo preferito procedere su altre piste. Ci sono ancora dei tic verbali, delle conflittualità verbali, ma l'incomprensione, la differenza, che poi si risolve in grande comprensione, in grande abbraccio, in realtà l'abbiamo posizionata su altri fattori culturali. Buongiorno a tutti. Non c'è bisogno di come salutate voi. Innanzitutto volevo chiarire un attimo una cosa sul manifesto, se era possibile. Innanzitutto volevo chiarire un attimo una cosa sul manifesto, se traduco. Come italiano, che traduce pure l'italiano. Sei esagerato, visto? Sono esagerato, dice. Basta, vale. Pure sulle risate, pure sulle risate. Il manifesto è uscito in tutta Italia, però mi dispiace proprio per le mie colleghe, la Finocciaro e la Lodovini, perché qualcuno... Io ho sentito proprio un signore che diceva, guardando quella bruna, diceva: guarda qua Lodovini come si è invecchiato. Ma la cosa più terribile è stata quella là bionda, diceva: azza, ma fino a Ciara si è ringiovanito. Te ne approfitti perché non c'è ancora. Ma su, per quanto riguarda, non voglio soldi, ho fatto sì di simpatia con voi, per quanto riguarda i cliché, io devo veramente ringraziare... Sai cosa sono i cliché? No, però la ripetuta i luoghi comuni. Quanto riguarda i luoghi comuni, quando parli viene la tosse, è una fatta strana. Comunque, quando riguarda i luoghi comuni, devo ringraziare proprio il regista, ma anche Cattaleia, perché quando mi è arrivato il copione, essendo napoletano puro sangue, comunque ci stava la possibilità. Signori, e quindi un diciamo un grande Angela Filadaro, che è la seconda, non la prima. Ho parlato bene. Io qua, qua. No. Sì, dai. Mi si nota di più, se questo film ci sta, è vero, Claudio? Contenta io di essere notata, avevo da morire. Complimenti per la foto sul manifesto, Angela, veramente. Hai visto? Sei veramente. In questo film c'è un'Angela veramente bravissima come non l'avete mai vista. Comunque, comunque sui luoghi comuni devo dire che ci stava la possibilità di modificare delle cose. Pensate che quando mi è arrivato il copione mi dovevo chiamare Ciro nel film, già era abbastanza un luogo comune. Fortunatamente abbiamo cambiato, abbiamo scelto di chiamarlo Mattia, che già era, sembra una piccola cosa, però già ha un significato abbastanza importante. E poi penso che Luca e Gaudioso abbiano fatto un lavoro ottimo, perché è vero che noi abbiamo dei luoghi comuni che sono i classici cinque di loro che stanno sopra il motorino, i panni stesi, però è anche incredibile che ogni volta che uno accende il telegiornale vede sempre questi cinque di loro che stanno sopra il motorino come se avessero un appuntamento alla telecamera. Ma come si fa? Tipo il pellicano nel petrolio, dicevo Luca, che l'ho ripetuto semplicemente. Mi sembra un fatto veramente assurdo vedere ancora i panni stesi a Napoli, secondo me pure la gente si domanda, dice, ma è possibile che non si asciugano mai questi vestiti? Quindi per fortuna abbiamo avuto la possibilità anche di far venire fuori qualcosa di importante, che credo sia per noi, per me che sono napoletano, che è venuta fuori l'umanità e il sentimento, che sono altre cose che stanno nel codice genetico dei napoletani, insieme all'inventiva, alla genialità e anche purtroppo tante altre cose che non sono positive. Lascio la parola agli stivali della Ludovica. Che peraltro è una napoletana, diciamo, atipica, no? Perché? Perché non lo sei. No, questo sì, buongiorno. No, io... Sì, effettivamente, diciamo che i milanesi hanno fatto i milanesi, i napoletani hanno fatto i napoletani, io invece sono toscana, ho dovuto fare questo salto
in qualche modo, no? Però no, non mi sono basata sulla sceneggiatura, sul carattere, proprio per evitare di, in qualche modo di rappresentare un cliché, no? Crescere un cliché della donna del sud, non mi andava, insomma, però non sapevo neanche bene dove cominciare a lavorare, quindi mi sono basata sul rapporto prevalentemente che c'è con lui. Di conseguenza, penso che la femmina, in qualche modo, l'unica femmina di questo gruppo strampalato, no? Per cui, come quando arrivano le femmine, insomma, porta la saggezza, la caparbietà, la maternità, poi un rapporto molto protettivo nei suoi confronti, perché tiene il complesso di Edipo lui, per cui mi sono basata molto su questo, più che su un cliché. Claudio? Buongiorno a tutti. Noi abbiamo avuto molta difficoltà, parlo al plurale, io e Angela, interpretare due lombardi, no? Abbiamo un dialogue coach che ci spiegava come si pronunciassero le aperte e le chiuse. No, io ho visto il film Benvenuti al Sud da spettatore, Benvenuti al Sud, Giù al Nord da spettatore, e la prima cosa che ho pensato, ma perché non ci abbiamo pensato prima noi italiani a fare un film così, quello che un po' dicevano loro, cioè. E dopo poche settimane, qualche mese, mi è arrivata questa proposta, mi è sembrata una cosa mistica, cosmica quasi, e anche giusta. So, mi sembra di ricordare che hanno preso i diritti per fare remake anche in altri paesi, forse addirittura negli Stati Uniti, mi è giunta la notizia. L'unico paese, sapevo che gli Stati Uniti, quindi insomma per dire che i conflitti geoculturali non esistono solo in Francia, anzi come avete detto in Italia forse sono anche più forti, forse in Italia mi viene da dire, tanto per buttare lì una possibile polemica, forse addirittura sono troppo forti, infatti, in Italia intendo, no? Cioè non sono solo folcloristici, sono qualcosa di più, cioè la questione meridionale in Italia mi sembra sia qualcosa di grosso, di importante, non ancora risolto da nessun punto di vista, politico, culturale, economico, e quindi c'è stata grande attenzione, secondo me, da parte degli sceneggiatori, Gaudioso e Miniero, entrambi napoletani, dico bene, e anche poi insieme a noi, navigare su un filo che è la commedia, poi voi l'avete visto il film, sapete, cioè, e questo era il film che volevamo fare, comunque. Per arrivare a questo risultato, come stavo dicendo adesso, non è stato così facile proprio dal punto di vista della sceneggiatura. Per esempio posso citare una cosina che in una fase di sceneggiatura c'erano, a un certo punto delle immagini, si vedeva un telegiornale, no? Qualcosa di telegiornale, e ci sembrava a tutti forse, no? Troppo cronaca, troppo, non ce n'era bisogno, cioè di vedere Bossi che parla, vedere la spazzatura a Napoli, cose che tutti abbiamo impresse nella retina, le conosciamo già. Non è un film a tema, non è un film che vuole essere a tutti i costi cattivo, non ne ha bisogno, non è questo il suo messaggio. Il messaggio è, penso sia quello di valorizzare le diversità, non nascondere, non smussare niente. È la storia di due ignoranti, io soprattutto e mia moglie, ignoranti nel senso proprio che ignorano la possibilità che esistano altre lingue, altre culture, altri luoghi addirittura, e che si trovano per una vicenda che è uguale a quella del film francese, ovviamente, mi fingo disabile, per punizione vengo mandato in questo paesino del sud, e quindi mi trovo in una situazione altra da tutti i punti di vista, non solo nord-sud, ma anche piccolo e grande, cioè un paesino piccolissimo rispetto alla... Noi non è che vivessimo nella grande città, ma vivamo in realtà a Milano, vivevamo in Brianza, insomma comunque in una situazione molto 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 diversa da quella di questo paesino piccolo e ridente peraltro del sud. E quindi è la storia di un'ignoranza che diventa meno tale, cioè che durante il film, semplicemente conoscendo, guardando, osservando, dato che probabilmente né lui né lei, né Alberto né sua moglie sono tutto sommato cattivi, non sono rigidi più di tanto, lo sono perché non conoscono, conoscendo le diversità arrivano ad apprezzarle. Questo è un po' il messaggio del film, quindi zero diversità, cioè zero nascondere la diversità. Conoscere vuol dire volersi bene. Angela? Io sono d'accordo con tutto quello che sta detto. Bravo. Prima che sono arrivassi, perché avete detto delle cose fantastiche. No, beh, io per la mia metà siciliana, Napoli è già un nord, per la mia parte lombarda il nord è la Germania, nel senso che ci si dimentica sempre che c'è un nord per tutti.
Per cui noi siamo il sud della Germania, poi non parliamo dei paesi nordici che per alcune cose sono ancora molto più avanti di noi, per cui c'è poco da fare, come dire, i vari galletti sui nordismi e le cose sembrano quei due polli di Don Abbondio che in una situazione si lacerano fra di loro. Poi sono... erano di Renzo? Non li portava Don Abbondio? Va bene. Facciamo un remake. Poi erano Cappone. Poi sono Cappone. E una giusta, però litigavano, no? E quella è la cosa. Esatto. Poi io, come dire, in quanto moglie virtuale, penso ormai di Claudio, ricevo il peggio del peggio, invece penso che la moglie reale mi dia il meglio, a me ne fin dal peggio. E anche in questo film, come dire, accarezza questa mia deficienza, perché il personaggio dice a un certo punto: io lo conosco, come ti conosco bene, in realtà lui entra in questo gioco e quindi mi conduce a rimanere ignorante, creando tutta questa divertentissima sceneggiata. Ed è questa, poi questa personcina piccola ed egoista che in qualche modo rappresenta una buona parte, ma probabilmente anche di me, ma di molti altri anche di più, di questo egoismo e questa chiusura che è la cultura predominante di una parte italiana che, come dire, vede il proprio piccolo orto prima di tutto, e c'è anche qualcuno che sostiene queste paure e le fagocita. Diciamo, lei sarebbe una di quelle che dice: vabbè, ma la moschea a Milano tutto sommato non è proprio il primo problema che abbiamo, ne abbiamo tanti altri. È un po' questa mentalità un po' chiusa e poco, come dire, non usa la tradizione per andare oltre verso un futuro, ma la usa per radicarsi e chiudersi come personaggio. Poi per fortuna ci sarà un po' di una evoluzione da questo territorio molto chiuso e privato. Allora, Oscar, mi ha chiesto la parola. Quei caponi mi avete fottuta. Oscar Kosovic. Io volevo chiedere a Miniero e agli attori, perché qui è molto godibile e molto divertente. E voi giustamente avete detto di rappresentare due deficienti all'inizio del film, le persone sono qua di fronte. Ignoranti, non deficienti, ignoranti, nel senso che ignorano. Ignoranti, se, ecco. Deficiente è uguale deficiente. Sì, deficiente. Comunque, però io volevo, se mi potevate fare un commento, il film non è un film a tema, avete tolto giustamente il TG con Bossi o con la Monnezza a Napoli, però siccome abbiamo... dal sindaco di Adro a il governo abbiamo ministri che sono più ignoranti, più deficienti della coppia del film all'inizio del film, e che non hanno un'evoluzione. Allora, come pensate questo film possa essere ripreso da Roma in su oppure da Firenze in su? Questo. E soprattutto come pensate che si possa far aprire gli occhi a certa gente? Io il problema di come può essere preso il film da... Io penso, no, sono posto, francamente penso che in effetti la contrapposizione politica è molto recente, nord-sud, molto recente, saranno 15 anni, 20 anni. In realtà la contrapposizione nord-sud è molto più profonda, molto più antica, appunto, senza rifarci ai film di Totò, ma anche prima. Ed è una contrapposizione che prima era anche uno sfottò, nel senso che anche leggera se vuoi, però c'era profondamente un grande senso di appartenenza. Perché io non penso che questo senso di appartenenza sia smarrito, nemmeno al nord oggi. Penso assolutamente che l'identità nazionale è ormai un paese troppo mischiato perché possa essere messa in crisi. È normale che ciascuno dal punto di vista politico può portare acqua al suo mulino, a scuola di Adro, al sud faranno un'altra cosa, il Borbone, eccetera. Però fondamentalmente credo che il paese parla dell'Italia, il film parla dell'Italia di oggi, mostrando una contrapposizione più sorridente, meno aggressiva, e perché penso che questa sia la contrapposizione reale. Penso che anche Bossi lo andrà a vedere, ecco. Più che altro perché penso che uno non è leghista o comunque 24 ore al giorno, insomma, e fondamentalmente non credo nemmeno che Bossi vada al sud e odi Terroni,
tratta di strutturazioni politiche più superficiali, la moglie non la conosco. Però la moglie meridionale, siciliana, appunto, voglio dire, non avrebbe sposato. Quindi fondamentalmente io penso che un paese che racconta questo conflitto, ma allo stesso tempo credo che sia questo il conflitto reale, non quello che la politica ci fa credere, insomma. Sì, io voglio chiedere, intanto ti smentisco un attimo, perché ancora io mi ricordo, essendo una di 60 anni, non, nelle case a Torino non si affitta meridionali, quindi tanto dolce non erano a nord, Tutta sta storia che sono diventati cattivi con la Lega, non è così, erano cattivi pure prima, vogliamo chiamarli cattivi. Poi possiamo fare, non dico che non erano. No, voglio dire, c'è stata una contrapposizione dura in Italia fin dal principio, e lasciamola stare. Invece la domanda che io volevo porre a te, sud da sud, voi avete fatto una scelta, il Cilento, se non vado errata, in base a quali ragionamenti, rispetto a che pensieri, perché appunto non è la Calabria, non voglio fare l'elenco delle regioni meridionali, ma ciascuna ha una sua peculiarità e problemi. Non sono tutte uguali, io sono napoletano, non sono tutte uguali. Come siete arrivati? Ma sicuramente da un punto di vista logistico il Cilento ci offriva la possibilità di avere un paese alto e una marina, questo accade pure sicuramente. Sì, sicuramente un problema proprio di regia, logistico. E poi devo dire che me lo ha confermato anche lo stare lì, nel Cilento c'è una realtà piccola, un paese dunque molto lontano dalle problematiche che possono avere Napoli, Salerno, Reggio Calabria. E una forte umanità in un paese di periferia che in qualche modo ci sembrava potesse proprio offrire l'immagine di un sud che, se non completamente, visti gli ultimi episodi recenti, si riscatta, quindi un sud della speranza. La raccolta differenziata si fa nel Cilento, nel paesino di Castellabate. Se voi andate nel paese di Castellabate o nella zona del Cilento, almeno in apparenza, molto molto lontano dai problemi che possono avere città come Napoli, anche problemi di criminalità. Non esiste la criminalità, quella diciamo più spicciola, nel Cilento. Non è inutile negare che l'ultimo episodio dimostra che invece esiste anche nel Cilento, esiste anche a Milano, però fondamentalmente il paese si mostra con un'identità molto diversa da quella che possono avere le grandi città. Quindi io penso che Castellabate, l'impressione che ho avuto è quella di un veramente un paese ridente, e oltre è molto bello, insomma, e per questo abbiamo cercato questa location, insomma. Non so se qualcuno vuole aggiungere qualcosa nella scelta della location, Riccardo. Ma un pochino di intenzione di citare e tirare in ballo una zona della campagna che in effetti è totalmente diversa, veramente nella sostanza, dallo stereotipo che sia sulla campagna, un pochino ce l'avevamo all'inizio, tra l'altro da tempo stavamo un pochino lavorando a un progetto che poi non ha preso corpo, ma in fondo è confluito in qualche modo in questo, che era proprio i posti del sud che sono totalmente diversi da come si immagina e che esprimono un grande valore su vari terreni. Per cui il Salernitano, diciamo, intanto ovviamente era giusto per la scelta cinematografica che voleva Luca, secondo me lui è riuscito a dare al film un'impronta stilistica, una grande eleganza, e la scelta del posto, quindi è giusto quello che lui dice, dal punto di vista proprio formale, visuale, è stata importantissima, è sua ed è giustissima. Però un po' l'intenzione di dire una grande cosa, una grande zona come quella di Salerno non ha niente a che fare, in fondo, c'è la differenziata al 70% che è più alta di Bolzano, cioè che il sud non è un tutt'uno, come il nord non è un tutt'uno, che meno si rigidiscono questi schemi e più ci si capisce, meglio si può vivere nel paese, questa era un'intenzione. Allora, per quanto riguarda, devo purtroppo, come dire, contraddire Miniero, perché credo che la contrapposizione non sia così dolce come dice, nel senso che mi faceva notare la collega Chiara Ugolini che proprio oggi Bossi ha detto che per lui SPQR vuol dire sono porci questi romani, e che per io non ho scontri, però questo poi continua. Io dico proprio questo, che è una contrapposizione tra la gente, io ho vissuto a Milano per tanti anni, tra la gente normale è assolutamente più dolce. Poi se Bossi ha degli elettori, cioè, sì, ok, però quello che penso è che in realtà, senza riparlare di politica, si tratta di una commedia, e quindi chiaramente il
tutt'altro il discorso, però per risponderti molto rapidamente, voglio dire, le persone, avrai amici milanesi, tutti conosciamo, paese, non possiamo pensare che sono due paesi, proprio perché non sono d'accordo appunto con queste manifestazioni secessioniste, ma sono convinto che nell'animo delle persone, quando c'è la conoscenza, non c'è proprio il rapporto nord-sud, come diceva prima Claudio, l'ostilità nord-sud, tutto qua. Poi sono napoletano, ho lavorato su, insomma, l'ho notata, devo dire. Però, tornando al film, volevo chiedere due cose. Uno, se dopo un eventuale successo c'è l'idea di poter fare un Benvenuti al Nord, cioè rovesciare l'approccio. E l'altro, se il fatto che comunque anche il cast ha diverse provenienze e magari nella vostra vita c'è qualche luogo comune, qualche battuta che si è fatto, se, che ne so, Siani, Lodovini, Bisio hanno contribuito con qualche battuta alla sceneggiatura, portando il loro vissuto. E questo è accaduto molto, in effetti, poi passo la parola a loro, è stato anche un fare insieme, del resto è stata una sceneggiatura che si è modificata in corso d'opera, naturalmente, e battute sono state aggiunte, battute sono venute sul set, qualcuna è stata tolta, qualcun'altra è stata riaggiunta in montaggio, quindi da questo punto di vista il film si è veramente creato proprio nel nostro rapporto i meridionali con i settentrionali del film e anche i meridionali del paese, volendo appunto parlare di contrapposizione. Che dici, no? Ciao, il vostro rapporto al... Io e Siani abbiamo improvvisato molto, molto, e siamo stati tagliati con tutto quello. No, dicevo che abbiamo improvvisato moltissimo e poi tu ci hai tagliato quasi tutto quelle cose inutili che avevamo fatto. Giustamente, dico giustamente. Anche perché spesso erano fuori di prese. Però saranno messi nel DVD, vero? Nel DVD, Luca. C'era proprio la pellicola. No, no. Ah, proprio da ci faceva andare avanti per il nostro. No, per quanto riguarda l'apporto mio da napoletano che ho potuto dare, è stato in alcune scene che insieme a Luca abbiamo riscritto, che era tipo quella là, quando eravamo a cena, tutti quanti, là che c'era proprio il linguaggio, che per la prima volta stiamo con Claudio a cena, quella è stata riscritta, e credo anche la scena quella là, che dove si distraggono tutti, no, dove ci sono tutti i luoghi comuni napoletani, la scena della fantomima, ci abbiamo lavorato abbastanza, quindi... Hanno fatto due o tre versioni, posso, è vero, due o tre versioni, intanto si mettevano lì, io non capivo niente, né della prima, né della seconda, hai sentito che io capivo proprio niente di quello che dicevano, neanche tra di loro, per cui andava sempre bene, insomma. Quindi questo è stato sul linguaggio, più che altro. Anche Angela parecchie cose, poi dopo gli passiamo la parola, mi ricordo quella dei citofoni. No, poi anche quando abbiamo trovato questa cosa di iniziare dando subito un taglio, la storia della ricevuta e il palloncino, però che in realtà in effetti però ci credo tanto, io non la ricevo. Io ho messo solo una parola nuova, ci tengo, adesso non scrivetelo, fate che caso, non posso dire non scrivetelo, tutti con la birra, è una citazione di Tonino Guerra, che l'ha messo anche nel trailer, l'ho visto, quindi mi ha fatto molto piacere, voi l'avete visto su YouTube quando faceva gli spot della cosa, che gli cadono cose, dice ottimismo Gianni, ottimismo, porca, e tira fuori un massacro. E l'abbiamo ho voluto fare questo omaggio a Tonino Guerra, quindi all'inizio del film siamo in Piazza Duomo io e lei, e cioè io gli dico proprio questo ottimismo, come si chiama nel film? Silvia, no, appunto dico Silvia, mi viene Gianni ma non è Gianni, sicuramente ottimismo, Silvia, ottimismo, c'è il piccione che mi chiama porca trota, ecco, porca trota è mio, se volete scrivere porca trota, che è un eufemismo, cioè è una battuta politica, vero? No, trota hai scoperto. Comunque porca trota è mio, scrivete. Vero Luca? C'ho 0001 di scala. Per l'eventuale sequel... Aspetta, è possibile, adesso facciamo uscire questo. Chiesto l'eventuale sequel del film, aveva chiesto. È possibile, adesso facciamo uscire questo, vediamo come va. Ci stiamo pensando.
no, all'inizio di questa tornata del cinema. Altre domande? Ah, chi era sei? Guarda, mi dispiace di non averlo letto, ma mi hanno detto prima con un sms che in un'intervista che è uscita in queste ore, in questi giorni su Vanity Fair, lei, Claudio Biso, dice che è un film anti-Barbarossa. Ora si capisce cosa vuol dire, ma può spiegarcelo meglio? Noi so che le domande sono, spesso prevedono già la risposta. Tu, voi giornalisti, vi conoscete bene, dicevo, allora quindi possiamo dire che è un film antibarbarossa, perché no, detto, probabilmente, cioè un film comunque non sulla difesa strenua di un'identità che si contrappone ad altre identità, ma è un, come dicevo prima, l'ho già detto in qualche modo, è un film che penso, spero che voglia far venire il gusto di conoscere, per esempio, io lo dico da Claudio Bisio nella vita, non conoscevo il Cilento, pur in questi anni avendo girato tantissimo, proprio addirittura pensate nelle strade d'Italia, mi sono andato a Vietri sul Mare con la Ferrari, sono stati sei mesi laggiù tra Napoli e Salerno, quindi non è che se fosse una zona, e giuro non mi ero spinto oltre appunto Salerno, pur essendo stato in provincia di Salerno più di un anno, quindi non conoscevo il Cilento, il parco, non conoscevo Punta Licata, non conoscevo tutti questi luoghi che poi... Di cosa? La mia ignoranza continua a fa far pari con i caponi della... siamo pari, giochiamo. E quindi mi piacerebbe che fosse un film, poi qualcuno diceva, non so come la prenderanno al nord, non lo so come la prenderanno, a me piacerebbe intanto i politici o che altro, tanto mi piacerebbe che lo vedessero. C'è il rischio, o comunque è un rischio molto relativo, che ridano comunque, non capendo più di tanto l'eventuale sarcasmo, eccetera. Ma d'altronde è così, l'essere umano si autodifende per definizione. Io ho visto fior di spettacoli di Dario Fo, Almanzoni, parlo di tanti anni fa, con signore impellicciate, lui parlava di loro, le dirigenti loro ridevano, contente, quindi vuol dire, cioè, convinti che non parlasse di loro, in realtà parlava di loro. Quindi può darsi che qualcuno rida a suo malgrado. E non capendo esattamente tutto, ma la cosa invece che sarebbe piacevole, giusta per un film così, è che uno venisse mosso da curiosità, la curiosità anche banalmente di andare a vedere un posto così, esiste un posto così, non alle Seychelles o alle Maldive, ma in Italia esiste, andiamo a vederlo, per esempio, anche dal punto turistico, voglio dire, oppure esistono situazioni simili, ecco, la curiosità, in questo senso non c'è niente. Altre domande? Mi sembra che in questo film, come spesso avviene nelle commedie italiane, si creano sempre nuove coppie comiche, no? In questo caso Bisio Siani. Volevo sapere un po' se questo voi l'avete sentito così, se vi sentite una nuova coppia comica, in realtà poi se questa contrapposizione secondo voi funziona, insomma volevo un vostro commento su questo, grazie. Traduco quello che dicevo, tocca a te adesso, ho parlato tanto. No, a me piacerebbe, devo dire, sì, a me piace lavorare con gli altri, diversi, no, ma la stessa cosa, davvero, può sembrare un po' retorico quello che a volte si dice, questa cosa delle diversità, ma per esempio, ecco, questa domanda davvero mi fa piacere, perché nel nostro mestiere è la stessa cosa, c'è un piacere omofono, qualcosa con l'Angela, che ci capiamo, abbiamo la stessa background culturale, linguistico quantomeno, ed è un tipo di piacere. Ma poi c'è un piacere che secondo me è quasi ancora più grosso, più forte, parlare con qualcuno di cui non si capisce niente di quello che dice. Io vi giuro, ma gli voglio un bene, ma anche stamattina venendo qui in taxi mi ha detto delle cose bellissime, non so ripetere una parola di quello che ha detto. Ah, ma c'è un po' che mangia. Ed era in italiano. Figurati. Quindi penso che possa suscitare anche ilarità e comicità la diversità. Vedete lui, cioè, tutti diversi, lui ha i capelli, il napoletano, il giovane, io tutto il contrario. Diciamo che la cosa incredibile con Claudio è che veramente io pensavo che non si potesse improvvisare al cinema, spesso si diceva comunque, a parte i tagli che ha fatto, ma che sono relativi, però veramente andavamo sempre in scena e Claudio e Luca è witness di tutto questo, che comunque
ci divertivamo, giocavamo e abbiamo, credo che siamo riusciti veramente a improvvisare parecchio su questo film. Si è creato credo un buon rapporto, ci sono dei progetti, però non sono cinematografici. Io vorrei aprire una pizzeria. Io adottare un film. No, penso che sicuramente faremo un altro. Comunque abbiamo fior di produttori qua, insomma, se succedesse qualcosa dal punto di vista di rapporti Napoli-Milano. Comunque io sono disposto a fare benvenuti al no. Miniera o no per. Non vuole stare a Milano. Ce ne sono ancora delle domande? Io darei la parola a Carlo Rossella, che insomma, perché forse lui più di tutti può traga le conclusioni di quello che si è visto e di quello che si è detto. Ma io devo dire pochissime parole. Questa è una bellissima commedia, una commedia italiana, una commedia nazional popolare, con un linguaggio, devo dire, molto semplice. E il tema è avvincente, è un tema che è un tema europeo, perché abbiamo visto che il film si è fatto in Francia, la Francia ha preso questo film. Insomma, è un, quando poi si vuole restringere il film a una polemichetta nazionale, nord, sud, no, qui siamo molto al di fuori da queste polemiche. Noi siamo degli europei, abbiamo colto una situazione in Europa, io non voglio nemmeno parlare dell'Italia, parlo dell'Europa, io mi sento molto europeo e nel continente europeo queste cose si sminuzzano. Comunque la mia città preferita è Napoli, anche se io sono di Pavia e sono uno che viene dal nord e quando vado a Napoli mi si apre il cuore, che mi piace moltissimo. Conosco il Cilento e il Cilento è veramente un posto unico nel meridione, perché ha delle qualità e delle caratteristiche particolari, e la scelta della produzione di andare a girare questo film in Cilento mi è sembrata una scelta davvero straordinaria. Gli attori sono bravi, il regista ha fatto un ottimo lavoro, la produzione ha lavorato bene, è venuto fuori un prodotto che io mi auguro che piaccia molto agli italiani, al nord, al sud, al centro, nelle isole e anche agli emigranti, così all'estero avremo un po' più gente nelle sale. Grazie, arrivederci. Allora, grazie a tutti voi, grazie a chi ha partecipato alla conferenza stampa. Un ultimo scoop: Claudio Bisio si presenta come milanese, fa finta di essere milanese, ma non è milanese, io lo so e non vi dico da dove viene.